Ciao ragazze, oggi vorrei mostrarvi i 5 esercizi che secondo me sono fondamentali per ottenere dei glutei di marmo. Quello che dovete sapere dei glutei è che è il muscolo più forte che abbiamo di tutto il corpo e di conseguenza deve essere allenato a dovere. Gli errori che spesso vengono fatti in palestra sono di allenarli a corpo libero e evitare gli esercizi multiarticolari. Il consiglio che posso darvi è di mantenere gli esercizi a corpo libero o comunque gli esercizi come gli slanci ai cavi, gli slanci con le cavigliere a fine allenamento per sfinire il muscolo, ma di allenare i glutei con dei carichi alti, mantenendo un buon carico di lavoro. E soprattutto vi consiglio di inserire nelle vostre schede gli esercizi fondamentali perché servono al 100% per migliorare esteticamente i glutei. Il primo esercizio che ritengo fondamentale che non debba mai mancare nelle schede di allenamento per le gambe è lo squat col bilanciere. Lo squat col bilanciere viene definito il re degli esercizi perché permette di rassodare e tonificare in modo completo gambe e glutei. Allo stesso tempo, questo esercizio rinforza addome e schiena. Lo squat col bilanciere è un esercizio abbastanza complesso e bisogna fare attenzione a chi viene affidato come esercizio. Quindi è importante per una persona principiante imparare prima la tecnica corretta di esecuzione. Lo ritengo assolutamente l'esercizio più importante per le donne che vogliono rassodare gambe e glutei. Secondo esercizio che ritengo importante per l'allenamento glutei è lo squat sumo su due step. Gli step servono per poter dare più profondità al movimento e questo esercizio tende a lavorare molto il gluteo e gli adduttori, avendo anche un grosso richiamo del quadricipite. Lo stacco da terra è uno degli esercizi principali dell'allenamento e viene utilizzato per allenare la schiena e la catena cinetica posteriore, glutei e femorali. È l'esercizio che permette di sollevare il maggior numero di chili rispetto ad altri esercizi. Per questo è importante sapere eseguire alla perfezione la tecnica dello stacco da terra. Lo stacco rumeno è una variante dello stacco da terra ed è la più utilizzata per dare enfasi ai glutei e ai femorali. È di facile apprendimento rispetto allo stacco da terra e per questo è un ottimo esercizio da inserire per chi ha obiettivi estetici sul gluteo e il femorale. L'hip thrust, come gli altri esercizi che vi ho mostrato fino adesso, non è semplice, quindi anche in questo esercizio bisogna prima apprendere al 100% la tecnica d'allenamento, perché ci sono diversi errori da evitare. Questi 5 esercizi che vi ho fatto vedere nelle mie schede d'allenamento e nelle schede delle mie ragazze non mancano mai, perché sono i primi esercizi fondamentali per allenare e per migliorare esteticamente il gluteo. Come vi ho detto all'inizio del video, mantenete gli esercizi come gli slanci
il ponte a corpo libero, comunque piccoli circuiti a corpo libero o con carichi bassi per fine allenamento, giusto per sfinire il gluteo o nei giorni successivi per fare un richiamo glutei. Ma non fate mai mancare nella vostra scheda d'allenamento per gambe e glutei esercizi fondamentali con carichi elevati.